Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con i dati relativi alla Lombardia per quanto concerne il Covid di oggi. Sono 9.221 i nuovi positivi su 42.248 tamponi effettuati, quindi il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 21,8%. I decessi sono 175, le persone ricoverate non in terapia intensiva sono 13, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15. Per quanto concerne le situazioni provincia per provincia, allora a Milano abbiamo 3.706 nuovi positivi, dei quali 1547 a Milano città, a Bergamo 249, a Brescia 623, a Como 948, a Cremona 124, a Lecco 255, Lodi 156, Mantova 275, Monza e Brianza 986, sempre un numero piuttosto elevato a Monza e Brianza, Pavia 385, Sondrio 390 e Varese, altra provincia che viene seguita con particolare attenzione, 922. E diciamo che se il trend favorevole della diminuzione dei contagi da Covid dovesse proseguire, dal 27 novembre la Lombardia potrebbe passare da zona rossa a quelle arancio, con un conseguente allentamento delle restrizioni in vista del periodo natalizio. Sentiamo il servizio di Alberto Carreras. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza in vigore da oggi con cui si rinnovano le misure relative alle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre, fermo restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal DPCM del 3 novembre. Intanto si spera che per quanto riguarda la Lombardia nei prossimi giorni possa essere ulteriormente confermato il trend al ribasso dell'indice RT e la diminuzione dei contagi. L'RT nel milanese e nell'odigiano è intorno al valore 1, in altre province è superiore. Se insomma il miglioramento proseguisse nei prossimi giorni, dal 27 novembre la Lombardia potrebbe passare da regione rossa a regione arancione, senza misure differenziate da provincia a provincia. Questo porterebbe a un conseguente allentamento delle misure restrittive che, in vista del periodo natalizio, potrebbero dare una boccata di ossigeno a negozi, bar e ristoranti, con possibili aperture dalle 9 alle 22. Possibili aperture anche nel fine settimana per i centri commerciali. E verranno poi modificati gli orari del coprifuoco. Proseguiranno i divieti di spostarsi tra regioni rosse e arancioni. Il governatore Attilio Fontana ha sottolineato che le misure adottate stanno producendo risultati positivi. Dall'altro lato ci sono ancora medici ed esperti che invitano alla cautela. Aprire le maglie dopo un primo miglioramento sarebbe un grave errore, perché potremmo ritrovarci a gennaio con una nuova impennata dei contagi, con tutte le conseguenze del caso. Il premier Conte ha ribadito la necessità che le festività siano sobrie, pranzi in casa ma tra nuclei familiari conviventi, senza l'arrivo di altre persone. Conte ha anche sottolineato che baci e abbracci andranno banditi. Ed è comparsa oggi una nuova scritta contro il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Eccola, vedete, l'ha scritta una sorta di beffa, così la definisce Repubblica, perché la scritta è Fontana asino, però con una serie di puntini allusivi. Sopralluogo della Digos, sui muri dell'ex quartiere Binda, alla Concata Fallata, il luogo non è distante dal cavalcavia lungo il Naviglio Pavese, dove a giugno era comparsa la scritta Fontana assassino e Sala Zerbino. Va detto che il governatore lombardo, Attilio Fontana, oggi ha incassato la solidarietà da parte del Partito Democratico per questa scritta, diciamo, meno forte rispetto a quella dei mesi scorsi, ma comunque allusiva e comunque denigratoria. L'election day del 21 e 22 settembre in Italia, quindi referendum e elezioni regionali, ha portato a circa 88.000 infezioni in più di SARS-CoV-2. A dirlo è Massimo Galli, direttore delle malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, al convegno Covid-Geo, Comunità Sicure, Scienze e Tecnologia per ripartire in sicurezza per sempre. Galli ha presentato una stima elaborata dallo statistico Livio Fenga dell'Istat. Dice Galli, guardate che per le elezioni non è il momento, e queste sono costate, secondo una modellizzazione, 88.000 casi che altrimenti non ci sarebbero stati. Galli sostanzialmente dice che aveva lanciato il monito
che era inopportuno effettuare le elezioni in quel periodo e i dati gli darebbero ragione. Ora ne lancia un altro di monito, il professor Galli dice ci si preoccupa delle prossime feste, ma ora abbiamo il dovere di analizzare cosa succederà a Pasqua se questa seconda ondata non verrà soppressa come si deve. Altrimenti è come fare le diete molto concentrate e poi ci si arrabbia se dopo si ingrassa un chilo alla settimana. O si riesce a trovare un mantenimento, almeno fino a quando non arriverà il vaccino, o la terza ondata, dice Galli, è scontata. Massimo Boldi affianca la Regione Lombardia per comunicare lo stanziamento dei 167 milioni di euro per le categorie escluse dal decreto ristori del governo. Sentiamolo. La Lombardia ha un sapore veramente particolare. I navigli, la nebbia, il panettone con l'uvetta. La Lombardia mi acchiappa veramente. Mi parla diritto al cuore. Eh sì, Massimo. E lo sai che da oggi la Regione Lombardia dispone 167 milioni di euro per le attività economiche, per chi è stato escluso dai ristori statali e per chi ha bisogno di un aiuto in più. Lo so, lo so! Come lavoratori autonomi, partite IVA, microimprese, esercenti della ristorazione, tassisti, operatori del trasporto, del turismo, dello sport e delle attività culturali. Lo so, non lo sapessi, ma lo so. Ciao Cipollini Lombardi, resistiamo, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene! E parliamo ora invece di vaccini anti-influenzali. Dopo i soggetti fragili, anche i più piccoli. È stata inaugurata questa mattina l'area per i vaccini anti-influenzali dedicata ai bambini da 6 mesi a 17 anni del centro ospedaliero militare in collaborazione con la SST Santi Paolo e Carlo. Misurazione della temperatura, gel igienizzante, mascherine non solo. Per i bambini anche clown e caramelle consegnate direttamente dai militari come premio per la forza dimostrata durante la vaccinazione. I bambini vengono vaccinati a seconda dell'età con lo spray nasale dai 2 ai 7 anni o con la classica iniezione dagli 0 ai 2 anni. Nella struttura dotata di 4 postazioni ogni giorno il personale medico vaccinerà 600 persone. Sentiamo tutti i particolari nel servizio. Questo è un progetto voluto dall'esercito italiano ed è una novità assolutamente per il nostro paese. Oggi è cominciata la campagna vaccinale dedicata ai bambini di Milano, suddivisi per fasce d'età, fino a 6 mesi e da 6 mesi a 17 anni. I primi fanno la metodica classica o la punturina, invece dai 6 anni in poi, fino a 17, si fa con lo spray. È una cosa assolutamente innovativa e il tutto è accompagnato dalla presenza di un clown appositamente convocato che fa compagnia ai bambini che si trovano in una caserma, quindi per loro è una novità. E la novità della caserma associata alla vaccinazione magari potrebbe creare un attimo di paura e la presenza del clown sicuramente li rasserena. Infatti si può vedere che non ci sono bambini che piangono, non ci sono urla, fa bene all'esercito, fa bene alle mamme, fa bene a tutti, insomma. Allora, l'iniziativa è nata molti mesi fa, quando sono uscite le linee guida per la gestione delle vaccinazioni, della campagna vaccinale, che diversamente dagli altri anni prevede un distanziamento per gli utenti e la prenotazione. Noi, non avendo strutture su Milano idonee per poter garantire i requisiti per, appunto, per ottemperare a quello che era la campagna vaccinale, abbiamo deciso di chiedere all'esercito la disponibilità di avere spazi all'interno dell'ospedale militare ed ecco qua il risultato. Abbiamo iniziato 2 settimane fa con la campagna vaccinale per i soggetti fragili, che sta andando molto bene, e oggi per i bambini, quindi tutta la campagna vaccinale pediatrica. E oggi diverse persone, soprattutto anziani, si sono presentati in Piazza Duomo a Milano, o meglio nella Piazzetta Reale, dove è stato allestito un tendone per le vaccinazioni anti-influenzali. In diversi sono arrivati speranzosi e intenzionati a fare il vaccino, ma inutilmente, perché non avevano la prenotazione. A questo proposito sentiamo che cosa ha detto il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo. Diciamo che gli avvii possono essere un po' faticosi, credo che questa però sia una struttura molto utile. Dobbiamo rafforzare la comunicazione in modo che le persone non vengano inutilmente o non vengano con un po' anche la speranza di farsi vaccinare, frustrandola perché non sono in lista. Credo che da questo punto di vista, appunto, si debba dare un'informativa migliore, lo abbiamo chiesto anche alla TS e alla Regione. Confido che nei prossimi giorni ci saranno maggiori indicazioni e appuntamenti più rispettosi anche del fatto
dato che fa freddo non va tenuta la gente in coda per nulla. Di base dovrebbe essere un centinaio al giorno almeno, evidentemente questo poi sta nella capacità organizzativa di distribuzione che Regione Lombardia avrà sui vaccini, perché evidentemente il comune ha fatto tutta la parte organizzativa tramite la protezione civile, il montaggio della tenda e quant'altro, però tutto quello che riguarda la vaccinazione in senso stretto evidentemente dell'autorità sanitaria. Speriamo il più possibile. Diversi cittadini in fila si sono lamentati anche per in generale la mancanza di vaccini. Sentiamoli. Contiamo l'800-638-638, me lo so a memoria, e ti dicono no, dovrebbero aver cognato, il medico non ce l'ha, non ci sono arrivate le vaccinazioni, quindi noi come ci dobbiamo comportare? E poi parla di vaccinazione per il Covid, già si parla, figuriamoci se non siamo in grado di fare neanche l'antinfluenzale. Abito a Cesano Maderno, il mio dottore ha detto che non ci sono i vaccini, faccio la spola di qua, di là, vado in farmacia, non ci sono i vaccini, posso comprare i vaccini, non ci sono i vaccini. Mio marito continua a telefonare di qua di là, che è anche cardiopatico, e non riescono a dare una spiegazione, di dire fate così, fate cos'è. La sua dottoressa ha detto che lei non ne fa. E hanno detto sul giornale, e non sono mai chiari, che fanno le vaccinazioni per tutti, però dovevano specificare, poco prenotazione, no? E tra l'altro, nelle scorse ore diversi medici, sempre a proposito di vaccini antinfluenzali, avrebbero ricevuto le dosi ma senza gli aghi, soprattutto nelle province di Varese e Como. A denunciarlo è stato il Partito Democratico. Sentiamo il consigliere regionale Pietro Bussolati. Brutte notizie ancora sul fronte dei vaccini. Purtroppo molte dosi sono state consegnate ai medici di base e ai centri di vaccinazione senza gli aghi. La Regione Lombardia era a conoscenza della necessità di dover integrare le dosi di vaccino con gli aghi, ma questo non è avvenuto, rendendo così di fatto inutilizzabili, rallentando ulteriormente la macchina dei vaccini. Ricordiamo che per stessa missione di Regione Lombardia i vaccini devono essere fatti entro la prima settimana di dicembre, e purtroppo abbiamo un quarto dei vaccini che sono stati oggetto di gara da parte di Regione Lombardia e di Aria, che è la sua stazione appaltante, che non ha l'autorizzazione al commercio, quindi pochi, in ritardo e male organizzati. Questa è la denuncia del Partito Democratico. Ogni nostro atto, per esempio quando approviamo in Consiglio Comunale il piano di governo del territorio, una sorta di piano urbanistico, è pensato avendo in mente l'obiettivo di andare verso una transizione ambientale. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala oggi. Non diciamo che non si può costruire, ma che si può costruire rigenerando aree e spazi già edificati. Si può costruire, continua il sindaco, ma bisogna cercare di depavimentare, togliere cemento e aggiungere verde. Si può costruire, ma se si costruisce, bisogna fare in modo che gli impianti energetici siano diversi, abbiano una diversa impronta ambientale. È un lungo percorso, osserva Sala, ma è un percorso rispetto al quale noi non derogheremo ai nostri principi. E a proposito di Consiglio Comunale, a Milano via libera oggi, da parte di Palazzo Marino, al nuovo regolamento per la qualità dell'aria. Tra le novità, le colonnine elettriche nei distributori di carburante e il divieto di fumo. Sentiamo. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato il regolamento per la qualità dell'aria, che definisce priorità e scadenze di una serie di azioni per migliorare la qualità ambientale nella nostra città. Fra le novità, l'obbligo per tutti i punti vendita di carburante di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica. I distributori esistenti devono presentare il progetto entro il 1 gennaio 2022 e l'installazione delle colonnine deve avvenire entro 12 mesi successivi alla presentazione del piano. In caso di impossibilità tecnica, la colonnina dovrà essere realizzata in un'area pubblica diversa dall'area dell'impianto di distribuzione carburanti entro il 1 gennaio 2023. Dal 1 gennaio 2021 Milano bandisce il fumo di sigaretta all'aperto, tranne che in luoghi isolati. Dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, fino ai cimiteri e alle strutture sportive, come gli stadi, sarà proibito fumare nel raggio di 10 metri da altre persone. Dal 1 gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto. Si tratta di provvedimenti che aiutano a ridurre il PM10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni, e tutelano la salute dei cittadini dal fumo attivo e passivo nei luoghi pubblici e frequentati anche dai minori. Entra in vigore entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento il divieto di installare nuovi impianti a gasolio e biomassa per il riscaldamento negli edifici, e a partire dal 1 ottobre 2022 sarà vietato utilizzare gasolio
anche negli impianti di riscaldamento già esistenti. Questa decisione tiene conto degli importanti incentivi messi a disposizione dei proprietari di immobili dal governo e dall'amministrazione comunale per il rinnovo degli impianti. E in particolare sul divieto di fumo è intervenuto ai nostri microfoni il professor Roberto Boffi, responsabile di pneumologia all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Sentiamolo. La scelta di questi giorni da parte del Comune di Milano di vietare il fumo passivo alle fermate degli autobus, dei tram, nei parchi cittadini e negli stadi, ritengo che sia veramente una vittoria importante per la tutela della salute dei danni da fumo anche all'aperto. Si tratta infatti del coronamento di 20 e più anni di nostre ricerche scientifiche all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in campo di danni potenziali da fumo attivo e passivo, di attività educational che abbiamo condotto mirate specialmente ai più giovani e alle categorie più deboli a rischio, quindi di un nostro impegno continuo con istituzioni e media, per cui ritengo che sia veramente una bella notizia per tutti. E si è parlato molto dell'ospedale, del padiglione del Policlinico in Fiera, dove sono attualmente ricoverati 90 pazienti in poco meno di un mese, considerando che la struttura ha riaperto il 23 ottobre scorso. In questo mese si sono registrati già 18 pazienti trasferiti perché sono migliorati o hanno potuto essere inviati alla riabilitazione o a reparti a minore intensità di cura o perché erano cambiate le loro esigenze di cura. Attualmente ci sono 65 posti letto attivati su 5 moduli con 64 pazienti ricoverati. Il piano di attivazione prevede di raggiungere un totale di circa 80 posti letto nel corso della prossima settimana. Il report è fornito dal Policlinico e parla di dati che confermano da un lato il numero elevato di malati gravi che richiedono trattamento intensivo e dall'altro la progressiva attivazione di una grande struttura pensata per accoglierli. E ora parliamo di commercio con un video diffuso tramite i canali social ufficiali che invita i cittadini in vista del Natale a comprare e ordinare i regali nei negozi di fiducia della propria città per farli ripartire dopo la crisi dovuta al Covid. Il video è quello che state vedendo, l'iniziativa è di Confcommercio Lombardia e Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. I negozi delle nostre città sono parte della nostra vita, oggi più che mai per i nostri acquisti compriamo e ordiniamo nei nostri negozi del cuore. Si legge nel post sui social che accompagna il video. Aiutiamo i nostri territori a ripartire e le nostre città a riaccendere le luci. Immagini che auspicano un Natale quanto più possibile secondo la tradizione. Naturalmente bisognerà vedere quali saranno le regole che il governo varerà in vista del periodo natalizio. Parliamo ora di una notizia di cronaca. Due guardie giurate sono rimaste ferite, una in maniera molto grave, in un incidente avvenuto alle 5 di questa mattina lungo l'autostrada A35 Brebemi all'altezza del casello di Caravaggio in provincia di Bergamo. La loro auto di un istituto di vigilanza di Milano si è scontrata con un mezzo pesante. Una delle due guardie di 40 anni è stata estratta dall'abitacolo dei vigili del fuoco di Romano di Lombardia e trasferita dal 118 agli ospedali civili di Brescia. Meno grave il collega di 34 anni portato in ambulanza all'ospedale di Treviglio. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Chiari. Scarcerato oggi e posto agli arresti domiciliari Luca Sostegni, considerato dall'accusa il prestanome del commercialista Michele Scilieri. La vicenda è quella della Lombardia Film Commission. Sentiamo. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari Luca Sostegni, il presunto prestanome del commercialista Michele Scilieri, in cella dello scorso luglio, nell'ambito dell'indagine milanese su Lombardia Film Commission e sui presunti fondi neri alla Lega. Lo ha deciso oggi il giudice Giulio Fanales, accogliendo la richiesta della difesa. La proficua collaborazione fornita dall'indagato e unitamente alle dichiarazioni ammissive in ordine alle proprie responsabilità consente di ritenere intervenuto un primo affievolimento del pericolo di reiterazione del reato
sì da rendere allo Stato adeguata la misura meno afflittiva rappresentata dagli arresti domiciliari. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Milano, Giulio Fanales, nel provvedimento con cui ha scarcerato e posto ai domiciliari Luca Sostegni. Sostegni, 62 anni, era stato fermato lo scorso 15 luglio per via del pericolo di fuga, poiché viveva tra Italia e Brasile, paese dove si era trasferito, dopo aver trovato una nuova compagna e dove ha aperto una pizzeria. E lì stava per tornare. Nei mesi scorsi ha reso molti interrogatori davanti al procuratore aggiunto Eugenio Fusco e al PM Civardi. Sostegni sarà ospite di un amico nei pressi di Parma, ma non potrà uscire di casa. Per la vicenda di Lombardia Film Commission, a settembre sono finiti ai domiciliari i due revisori contabili della Lega in Parlamento, Alberto Di Rubba, che presiedeva anche la Lombardia Film Commission, e Andrea Manzoni, eppure Michele Sciglieri, commercialista, nel cui studio venne registrata la Lega per Salvini Premier. E dalla scorsa settimana ai domiciliari anche Francesco Baracchetti, titolare di un'impresa edile ed ex consigliere comunale a Casnigo, nella Bergamasco. Cambiamo argomento. Dal 23 al 29 novembre una serie di 26 eventi verrà proposta online dai centri culturali cattolici della diocesi. Titolo dell'iniziativa: Insieme per risvegliare l'umano. Sentiamo Anna Maria Braccini. Insieme per risvegliare l'umano. E questo è il titolo della settimana annuale dei centri culturali cattolici della diocesi. Dal 23 al 29 novembre 26 incontri online per reagire alla crisi spirituale anche attraverso la cultura. La programmazione, per la prima volta organizzata in maniera unitaria da molti dei 103 centri culturali presenti in diocesi, intende essere una risposta congiunta e corale alla crisi spirituale, appunto, che l'arcivescovo denuncia come il rischio principale di questo momento particolarmente difficile. Questo ambito emergenza spirituale, che cosa dobbiamo fare per reagire? E io in altri contesti e in altri momenti propongo una particolare attenzione alla preghiera, ma evidentemente apprezzo molto e incoraggio una particolare attenzione alla cultura. In 26 incontri, come detto, che saranno visibili in genere sulle pagine Facebook o il canale YouTube dei singoli centri, ma anche in alcuni casi rilanciati dagli account della diocesi, filosofi, demografi, economisti, politici, uomini di chiesa si interrogheranno sulle trasformazioni che la pandemia, ma non solo, ha prodotto in vari settori della vita sociale. Tra gli ospiti di maggior rilievo il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che dialogherà con lo stesso Monsignor Delpini il 26 novembre dalle ore 18:30. Il colloquio sarà moderato dal direttore di Avvenire Marco Tarquinio e verrà trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della diocesi www.chiesadimilano.it. Con la cultura è un elemento fondamentale per ritrovare la fraternità, perché appunto la cultura è quell'attenzione che contrasta l'omologazione, che contrasta l'interpretazione della globalizzazione come fenomeno di colonialismo culturale. E per chi sta seguendo l'edizione diretta delle 19:15 del nostro telegiornale, vi ricordo che se volete seguire l'intero messaggio dell'arcivescovo dedicato ai centri culturali, vi segnalo che fra poco, alle ore 20:35 circa, dopo la preghiera con l'arcivescovo, su Chiesa TV, canale 195 del digitale terrestre, andrà in onda la striscia quotidiana La Chiesa nella città oggi, curata da Anna Maria Braccini. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Subito dopo la pubblicità, previsioni del tempo, poi spazio allo sport, Nova Stadio TG e Nova Stadio Sprint. Alle 20:30, come ogni venerdì, in prima serata, Adriana Santacroce con Linea d'Ombra e quindi spazio alla politica. Grazie per averci seguito, restate su Telenova. Buona serata.